I nazionalisti baschi del PNV vincono le regionali ottenendo 29 seggi, 9 meno di quelli necessari per ottenere la maggioranza assoluta. Circa 1,7 milioni di persone erano convocate alle urne nei Paesi Baschi spagnoli. I nazionalisti potrebbero ora riuscire a colmare il deficit in termini di deputati attraverso un'alleanza con i socialisti oppure con il PP. L'altra regione in cui si è andati alle urne è la Galizia, dove il centrodestra ha consolidato la propria posizione ottenendo la maggioranza assoluta e confermando che la regione del premier Mariano Rajoy è uno dei bacini elettorali più fedeli al PP. I nuovi equilibri stabiliti dalle regionali in Galizia e nei Paesi Baschi potrebbero avere un'influenza per sbloccare la situazione politica a livello nazionale. Da ormai 9 mesi, dopo le legislative di dicembre scorso, la Spagna è priva di un governo con piene funzioni.